Bullismo e cyberbullismo, fenomeni fatti di minacce, insulti, aggressioni fisiche e verbali, che vedono come protagonisti sempre più spesso minori e che sempre più frequentemente portano a epiloghi tragici, come dimostra il numero di suicidi in aumento tra i giovani. Se ne è parlato oggi nell'aula d'unanze del Palazzo di Giustizia di Catania durante un incontro organizzato dall'Associazione Cammino, la Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, in collaborazione con l'Associazione Antiracket Tugalfino del sistema Confcommercio Catania. Un incontro per discutere di bullismo con tutti gli attori coinvolti, come ci spiega Anna Livia Pennetta, presidente Cammino Novara e autrice di un libro sul tema che cerca di fare ordine nelle questioni di diritto sottese al fenomeno e sulle responsabilità civili e penali. Gli obiettivi di questo incontro forse sono determinati dalla necessità di acquisire consapevolezza delle responsabilità che derivano da comportamenti che solitamente vengono magari anche banalizzati o sottovalutati. Consapevolezza da parte delle agenzie anche di riferimento dei minori, oltre che dei minori, quindi la scuola, la famiglia, le istituzioni. Una piaga sociale, quella del bullismo, ormai attuale da diversi anni e che comincia a essere conosciuta anche grazie all'operato delle associazioni che cercano di intervenire sulla prevenzione, come ci dice Maurizio Squillaci, presidente dell'associazione Ugualfino. La formazione nelle culture delle adolescenze è il nostro primo obiettivo che noi da qualche anno prodighiamo. Cerchiamo di diffondere la cultura della legalità sin dai primordi delle adolescenze per far sì che comunque il giovane si trovi in una condizione di poter subito valutare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E di importanza della prevenzione ha parlato anche il vice questore del comparto Polizia Postale Sicilia Orientale, Marcello Labella. Quindi il bullismo elettronico prende un ruolo sempre più importante e ovviamente noi come Polizia delle Comunicazioni siamo chiamati a intervenire in episodi che purtroppo già sono stati compiuti, violenze, pressioni psicologiche fatte tramite social network, diffamazioni. Purtroppo c'è un problema, più di un problema col cyberbullismo ed sono alcuni degli elementi che lo fanno ritenere più pericoloso del bullismo tradizionale, il fatto di un presunto anonimato, il fatto della velocità con cui vengono diffusi questi video, il fatto che non è possibile poi controllarli o comunque toglierli dalla rete, perché la rete non conosce confini e quindi potenzialmente sono milioni gli utenti che lo condividono o possono condividerlo. Da dove si deve partire per arginare questo fenomeno? Dalla famiglia, dalla scuola? Sì. Ha detto bene, sono gli attori principali, la famiglia, la scuola, l'attività di prevenzione. Attività di prevenzione che, si badi bene, facciamo anche noi nelle scuole.